Attualmente è sicuramente la piattaforma di chirurgia robotica più evoluta sul mercato. Conta in Italia, come giustamente diceva prima l'assessore, più di 180 installazioni. L'anno scorso sono state effettuate circa 35.000 procedure con il sistema robotico, nelle diverse specialità, con una predominanza in Italia rispetto ad altri mercati europei e mondiali, per l'urologia per circa il 60%. E a seguire le altre specialità, con una crescita molto forte sulla chirurgia generale e la chirurgia toracica, ma anche la ginecologia. L'otorino è sicuramente una specialità che è partita negli ultimi anni e che ha una nicchia ben definita di patologie da trattare, e sicuramente anche questa è in grandissimo sviluppo. Il sistema robotico, fondamentalmente, una cosa in più rispetto a quello che è stato già detto, è un sistema estremamente intuitivo che permette di fatto di replicare quelli che sono i gesti naturali del chirurgo in chirurgia aperta, in chirurgia open, quindi con un allineamento delle mani con gli occhi del chirurgo perfetto, quelli che sono i gesti quindi della chirurgia open in un modo estremamente mini-invasivo, quindi utilizzando poi le braccia robotiche collegate agli strumenti sul paziente. Il chirurgo ovviamente con questo sistema riesce anche ad allungare la sua vita professionale perché di fatto è comodo seduto a una console, riesce a produrre di più, a fare più interventi in un modo sicuramente più confortevole. La curva di apprendimento di questo sistema è estremamente rapida, i chirurghi sanno benissimo quello che hanno dovuto attraversare per approcciare la chirurgia laparoscopica. Di fatto la chirurgia laparoscopica in molti casi prevedeva più di 100 interventi per poter arrivare a una efficacia, efficienza nell'atto chirurgico di un certo livello. Con questo sistema, dopo già i primi 10-15 interventi, di fatto il chirurgo è autonomo e riesce ad approcciare chirurgie anche complesse senza nessun tipo di problema. La piattaforma robotica Da Vinci non è soltanto una tecnologia, ma intorno ad essa ruota di fatto un ecosistema. Noi ci occupiamo di tutto insieme ai professionisti dell'ospedale, dalla formazione all'assistenza tecnica. Il sistema è connesso da remoto H24, quindi noi riusciamo a registrare qualsiasi evento avverso che si verifica sulla macchina anche prima che questo si verifichi. Quindi di fatto facciamo una manutenzione da remoto continua e riusciamo molto spesso ad intercettare problemi eventuali della macchina prima che questi si verifichino. E anche qualora ci siano dei problemi che bloccano il sistema, riusciamo a ripristinarlo nell'arco delle 12-24 ore. La formazione è un percorso continuo che quindi non si esaurisce con l'avvio dell'attività chirurgica che di fatto è già partita qui a Teramo, ma prevede una serie di step formativi per patologie sempre più complesse, quindi nel caso faccio un esempio, la chirurgia generale adesso ha approcciato chirurgia magari benigna per partire, approcceranno, faranno un corso di chirurgia avanzata sulla colorettale, poi approcceranno un percorso sull'epatobiliare, quindi diciamo che siamo a fianco dei professionisti in maniera continuativa e porteremo questo centro ad approcciare di fatto tutta la patologia complessa, ma anche la patologia benigna in robotica, sicuramente con successo, guardando i primi risultati sicuramente molto, molto importanti. Benissimo, se ci sono domande, se no procediamo con le interviste. Procediamo. Procediamo. C'è Maurizio di Piano. Ok.